hashish nascosto nel bagno maschile dell'Istituto Tecnico Commerciale Galileo Galilei di Canicattì. Ma anche un bilancino di precisione. L'operazione Scuole Sicure, disposta, sulla base di direttive ministeriali, dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma, continua a far emergere quello che è un dato allarmante in tutti gli istituti scolastici circola droga. A realizzare il controllo, l'ultimo in ordine di tempo, a Canicattì sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. Accanto a loro, Eschilo l'unità cinofila della Guardia di Finanza. Un cane il cui fiuto è veramente infallibile. Proprio Eschilo, dopo le varie perlustrazioni nell'istituto scolastico, ha segnalato la presenza di roba all'interno del bagno maschile. L'ispezione si è fatta dunque meticolosa. Sul davanzale di una finestra, i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno così ritrovato due involucri di ascia, dal peso complessivo di circa 1,8 grammi e un bilancino di precisione. Sempre l'unità cinofila delle Fiamme Gialle ha permesso di ritrovare, in un altro vano del bagno, altri tre involucri che contenevano marijuana, per un peso complessivo di 4,9 grammi. Involucri di erba pure questi poggiati sul davanzale di una finestra.